Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi invita all'ascolto di... Lo stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro. Bentornati all'ascolto di Tutto lo Stadio, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione col Centro di Coordinamento degli Spal Club. Oggi seguiremo come sempre le vicende sportive della nostra squadra bianco-azzurra con Valentina Ferozzi, presidente del Centro di Coordinamento, e Franco Pivati. Una partita veramente ricca di emozioni, quella giocata al Paolo Mazza contro il Como, che ha visto la Spal andare sotto subito dopo due minuti per uno svarione difensivo e inseguire il pareggio per ben 74 minuti. Al 76esimo poi è arrivato finalmente un pareggio aspettato, con una Spal che, va detto, però ha lottato per tutta la partita, sostenuta da una curva finalmente ritornata al massimo delle sue potenzialità, una curva che ha dato un grandissimo spettacolo all'inizio della partita, mostrando uno striscione stupendo che copriva interamente proprio la curva ovest e la ammantava letteralmente di bianco-azzurro. Valentina, grandissime emozioni, purtroppo Spal che parte con un handicap iniziale dopo due minuti già sotto di un gol. Sì, una partita condizionata subito all'inizio dall'errore di Thiam, ma ci sta, e dopo però si è riscattato facendo anche ottime parate che hanno salvato un pochino il risultato. Finalmente possiamo dire che siamo stati anche un po' fortunati, perché la Spal non è mai stata una squadra molto fortunata. Con il Como diciamo che è andata bene da un lato e è andata male dall'altro, perché questa partita la potevamo poi nel secondo tempo anche vincere, anche se loro hanno preso un palo, hanno preso una traversa. Squadra veramente tosta questo Como, sulle ripartenze erano micidiali, però noi siamo stati bravi a fermarli, insisto a dire, un po' con la fortuna, un po' con la bravura, però insomma tanta adrenalina, ecco, è stata una partita in cui tutto il pubblico ha partecipato. Io ero in curva, guardavo la tribuna, che è quella che è sempre incriminata a non fare tifo, e invece specie la parte vicino alla curva era molto partecipativa. Che cosa dire? È una squadra, la nostra, una squadra giovane, una squadra a tratti fragile e a tratti invece di grande carattere. E quindi è proprio il difetto di una squadra giovane, ecco, li ha dimostrati tutti. Però questo Como è una signora squadra e noi siamo riusciti a portare via il nostro punticino. E questo mi fa proprio ben sperare, perché questi ragazzi hanno tanta, tanta buona volontà. Vengono su nel secondo tempo con un piglio veramente encomiabile. Una squadra, Franco, che, come ha sottolineato più volte Mister Clotet, gioca insieme da pochissimo tempo, però insomma diciamo che ha innanzitutto un calcio molto frizzante, è una squadra votata all'attacco, costruita esattamente come Mister Clotet la vuole, continua a ripetere che vuole una squadra che vada in campo per vincere, e l'atteggiamento, dobbiamo riconoscerlo, è sempre quello. È una squadra, la nostra, che purtroppo non si riesce a esprimere bene, perché parte spesso con questi handicap, perché per esempio Cittadella, che non abbiamo preso il gol, la squadra ha fatto un'ottima partita e quasi meritava di vincere. Ieri invece, purtroppo, partendo con l'handicap, ha dato possibilità al Como di ripartire, e mi sa che il Como come ripartenza è una delle migliori della Serie B. Ho visto veramente una bella squadra in ripartenza, il Como aveva questa ala destra, specialmente il numero 7, che non riuscivamo a fermarla, purtroppo Dickman aveva delle difficoltà evidentemente, però insomma alla fine
di Riffa e di Raffa siamo riusciti a fare il pareggio. Loro addirittura hanno cambiato due giocatori e hanno fatto tutti e due i cambi, hanno fatto i due traversi, uno da destra e uno da sinistra. Il Como mi è piaciuto molto, in effetti, perché è una squadra che quando ha la palla sa quello che vuole, e anche perché la chiamiamo matricola, per modo di dire, viene dalla Serie C, ma i giocatori, se guardate tutti della Rosa, sono tutti giocatori che vengono dalla Serie B e anche dalla Serie A. Esempio, il giocatore che ha fatto l'autogol è Vignali, che l'anno scorso giocava in Serie A nello Spezia. La coppia difensiva l'anno scorso era quella del Monza, poi c'è Cerri che giocava nel Cagliari, cioè praticamente è una squadra al 70-80% che giocava in Serie B e in Serie A. Quindi chiamiamo matricola, per modo di dire. Poi sapete tutti che la proprietà del Como, se vuole, può anche ammazzare il campionato, perché sono i più ricchi di tutta la Serie A e B, sono all'80esimo posto nel mondo nella classifica Forbes per quantità di patrimonio. Hanno un'impresa di tabacco dall'Indonesia. La Spalla, diciamo, ha avuto questo grande di partire con questo errore di Thiam il primo minuto, che poi dopo alla fine si è riscattato, però io essendo in curva ho sentito parecchi mugugni e è stato anche un po' condizionato il portiere. Nei primi minuti era un po' in bambola, poi nel secondo tempo effettivamente si è ripreso, ma sotto la curva forse è stato meglio per il nostro portiere, che ha cambiato curva perché c'erano parecchi mugugni nel primo tempo, ma nel secondo tempo, essendo di là, forse si è ripreso, anzi in due o tre occasioni ha salvato la partita. La difesa ha un po' ballato veramente ieri, non mi è parsa molto sicura, specialmente sulle fasce, che il numero 7 è imperversato anche dall'altra parte, mentre in attacco Sec e Latelat non riescono ancora a incidere bene, perché Sec parte come un treno, poi alla fine addirittura va più forte del pallone, si ritrova il pallone dietro di lui, e soprattutto quando deve attaccare una squadra coperta, Sec forse non è adatto. Sec è adatto per un contropiede, andava bene nel Como ieri Sec, per me si sarebbe divertito. E poi c'è Colombo che dà l'anima, e alla fine, anche se non ha fatto gol, l'autorete è un merito suo, ci ha creduto su quella palla e ha costretto il difensore del Como a dare indietro la palla un po' in fretta, perché è venuto fuori un autorete un po' racambolesco. Però insomma, alla fine la nostra squadra non riesce a prendere il decollo, perché purtroppo non vince tante volte, quello è il problema. Bisogna cominciare a fare i tre punti, altrimenti ti ritrovi nelle condizioni basse. Però come impegno e come sudare la maglia non c'è niente da dire. In effetti il pubblico, nonostante non vinciamo spesso, è molto attaccato a questa squadra. Io ho notato anche ieri, la curva era attaccatissima, è stata una partita che in curva è stata bellissima, perché è stato un tifo veramente eccezionale. E soprattutto nel secondo tempo mi metto nella panna dei difensori del Como, ed è stato abbastanza complicato avere una rumba così dietro la porta, perché in effetti li ho visti un po' in difficoltà i difensori comaschi nel secondo tempo. Poi sai, col Como noi abbiamo una certa rivalità per le due famose sconfitte nelle due partite di finale di playoff, e poi il Como, devo dire la verità, è un po' una bestia nera che noi, perché non abbiamo mai vinto in casa, mi sembra. C'era un arbitro a Battista che in 12 incontri non abbiamo mai vinto una partita, e ieri alla 13esima non l'abbiamo vinta neanche alla 13esima. Evidentemente è un arbitro che non porta bene la Spal, anche se, come ha detto per me Valentina, è stata la prima volta che la Spal ha avuto un po' di fortuna, perché il Como ha preso due consecutive in croce dei pali in due minuti con i due nuovi entrati, Arrigoni, ex della Spal dell'anno 2014, ha giocato nel primo anno di Colombarini, giocava nella Spal, Arrigoni è un cesenate, con l'altro giocatore ha fatto un altro palo dall'altra parte. Purtroppo per il Como poi abbiamo subito pareggiato con l'autorete, meglio per noi. Come dico, è stata la prima volta che siamo stati fortunati, ma dopo 9 partite ci voleva. E a questo punto abbiamo accennato a Mister Clotet, sentiamo le dichiarazioni di Mister Clotet in conferenza stampa e a seguire quelle di Francesco Vicari. Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza stampa post-gara di Spal Como, nona giornata di Serie BKT 2021-2022, con il nostro tecnico Peppe Clotet. Prego per le domande. Buonasera mister, Roberto Benazzi, Radio Dolce Vita. Prima di lei è passato per la sala stampa Gattuso, allenatore del Como, che ha detto che questa partita è stata ricca di emozioni e di occasioni da entrambe le parti e ha ritenuto giusto il pareggio. Lei cosa ne pensa? Sì, facciamo un'analisi del risultato. Un gol cada squadra, dice pareggio, no? È facile, no? Se facciamo un'analisi del gioco, dell'atteggiamento, penso che l'atteggiamento delle due squadre è molto bene. Penso che il Como ha fatto la partita che noi aspettiamo che fareva, che era tan difficile per noi per difendere, perché tiene una capacità fisica importante avanti e giocano con quella direttezza che è difficile difendere. Pertanto era una partita difficile per noi, no? Sappiamo, l'abbiamo parlato prima. Dopo la partita, per noi non è facile una partita che iniziamo 1-0 incontro. Penso che la squadra al primo tempo, dopo del risultato incontro,
andato crescendo, soprattutto la seconda parte. Al primo tempo era difficile per il nostro calciatore trovare la posizione esatta, perché il 4-4-2 del Como era un po' difficile da giocarla incontro, no? Penso che la squadra ha attaccato sempre, io ho visto la SPAL che conosciamo, noi abbiamo andato avanti, abbiamo andato attaccando. Secondo tempo la squadra ha giocato un calcio posizionale bene, perfetto, in questo sentito ha messo sotto più stress quello 4-4-2, abbiamo giocato con una intensità molto alta, siamo arrivati a situazioni di tiri che hanno stato frutto del lavoro di tutta la squadra e dell'arrivata a situazioni di pericolo con sorpresa di molti calciatori, ricordo una di Digman per esempio, no? Questo è il calcio che a noi non piace, che noi facciamo. Alla fine abbiamo fatto 30 tiri, 15 a porta. Noi oggi non ha mancato un po' di concretezza offensiva, perché se noi teniamo un po' di concretezza offensiva sicuro che il risultato non è questo. Ma penso che noi, per il momento che stiamo con una squadra giovane e nel percorso che stiamo, questo è anche normale, no? Noi abbiamo stato la nostra linea, abbiamo stato per sopra, se noi tiriamo a porta una media di 19 volte per partita, oggi abbiamo tirato 30. Noi tiriamo una media di 10 pale a porta, oggi abbiamo fatto 15. La squadra ha fatto una partita per vincerla, no? Soprattutto nel secondo tempo, che siamo un po' più aggiustati, anche era una partita molto difficile, specialmente il secondo tempo. A me è piaciuto molto la mentalità della squadra di capire la partita e di andare avanti, crescere molto, e tutto il calciatore che è entrato penso che ha aiutato moltissimo a ritornare alla partita e a salvare un punto. Penso che noi dobbiamo aver vinto. Era più giusto se noi vinciamo, ma rispetto il pareggio e rispetto la partita moltissimo, la partita che ha fatto Como. La gara aveva preso un po' la piega della gara di Pisa, sembrava un po' la fotocopia di Pisa, la SPAL colpita a freddo dopo pochi minuti, ecco. State ragionando su questa cosa, che la squadra entra in campo e ha un po' di fatica all'inizio a mettersi, disporsi al meglio per evitare appunto di essere colpita a freddo? Era una cosa che abbia successo all'inizio della Liga, ricorda anche la partita di Benevento. Penso che abbiamo soluzionato bene dopo, abbiamo iniziato la partita bene. Penso che oggi è più un episodio, che quello è stato un cross, il campo era molto, molto bagnato e quella palla non è facile, no? Penso che è un po' un episodio, perché io vedo la squadra con una mentalità crescendo moltissimo, soprattutto a livello di affrontare la difficoltà, no? E questo di iniziare una partita a casa, avanti ai nostri tifosi, prendendo 1-0 subito, è un altro test che la squadra ha affrontato e ha potuto andare a vincerla. Alla fine non si è fatto, ma penso che era più un episodio che un'altra cosa. Buonasera Sport Como, abbiamo seguito la conferenza con Gattuso, allenatore giovane, simpatico, ha detto: pensavo di vincerla, ma a un certo punto ho pensato che potevo anche perderla, perché dopo l'1-1 avete dato il massimo, avete spinto anche grazie a una curva che vi ha sostenuto molto. Noi sappiamo che è una forza per noi giocare il secondo tempo con la curva, perché siamo ritornati a una partita difficile contro Parma, così devo ringraziare a tutti i tifosi, la curva e a tutti i tifosi, perché oggi anche una situazione difficile per noi di 1-0, la squadra ha notato il calore e la speranza del tifosi di sapere che noi ritorniamo a una partita. Noi, il fatto di aver riscattato questo punto è molto importante anche per i tifosi, perché noi siamo molto giovani, no? Pertanto non è facile gestire questa emozione, un risultato avverso e andare così. Penso che il tifosi capita molto bene e non sta aiutando in questo percorso. Buonasera mister, lospallino.com, Leonardo Biscola. La SPAL oggi l'abbiamo vista tirare molto da fuori area. È stato qualcosa di cercato oppure semplicemente lo sviluppo delle azioni che hanno portato a tirare molto da fuori? Come abbiamo detto, noi facciamo una media di 19 tiri per partita, che è la più alta della Serie B. Per come noi giochiamo, perché giochiamo con molta verticalità, arriviamo molto a situazioni di tiri. Pertanto è la mia responsabilità, come questo è il nostro calcio, lavorare molto il tiro. Noi lo lavoriamo moltissimo. Uno dei tiri che noi lavoriamo di più è questa giocata, la scarica indietro a mezzo campo e il tiro di fuori l'area. Perché? Perché quando una squadra sta difendendo un risultato come Como e tiene una linea difensiva che cala dentro l'area del rigore, è molto difficile fare gioco interiore e buscamo sempre a quella situazione di tiri, ma noi lavoriamo tanti altri, no? E questa è la strada, è andare migliorando. Io sto guardando una certa migliora nella squadra in lo che rispetta al tiri, perché i numeri vanno in più, la situazione che noi creiamo di attacco e di gol sono cada volta più clara, situazione di gol cada volta più accentuata per segnare, ma è certo che questo vuole tranquillità e non sono preoccupato. È importante fare questo numero di tiri che facciamo, 15 tiri in porta sono tanti, qualche volta
alla fine è una squadra che segna gol, e dopo noi abbiamo fatto con oggi 13 gol in 5 partite, abbiamo fatto 13 gol a casa, pertanto è una squadra come siamo noi, no? Noi andiamo avanti, non spiace il calcio aggressivo, verticale, offensivo, e se deve finire una, non hai meglio forma di finire un attacco in calcio che tirando, no? Non attaccas per perdere la palla di là, no? Se è meglio tirare fuori l'area che tirare più indietro, ma è certo che questo lo buscamo molto, e dopo teniamo buoni tiratori, no? Come Viviani, Mancosu, Esposito, anche Mora dopo, sono calciatori che puoi tirare bene. La seconda domanda, invece gliela faccio subito, riguarda Thiam, che inevitabilmente è stato protagonista di un errore all'inizio della gara che ha condizionato comunque la partita. No, un episodio che passa nel calcio, guarda, la Serie B io lo guardo cada settimana, alla fine questo è come il che gioca a scacchi, fa un errore e perde la partita, alla fine nel calcio per prendere un gol se prende un gol, no? L'episodio è importante, noi come squadra dobbiamo capire che il gol lo prendiamo tutti e che quando segniamo tutti, no? È più di valorare la reazione della squadra, e ha mancato un po' di concretezza offensiva. Dopo abbiamo preso più rischio perché andiamo a cercare una partita, siamo rimasto un po' aperti e Como ha tenuto due occasioni, no? Dopo, ma per il calcio che abbiamo fatto noi, per lo aperti che stavamo, per l'aggressività offensiva che noi abbiamo sviluppato, penso che abbiamo controllato bene il contrapiede del Como. È normale che prendano qualcuno, ma aspettava di più perché noi abbiamo preso moltissimo rischio in attacco, no? Ma normale. No, per me è un episodio, sono cose del calcio, è importante che la squadra sia forte. Questo è tutti insieme, siamo una famiglia, e guarda, ancora ti dico di più, adesso che è una stagione di crescere poco a poco, è molto importante capire che la nostra identità si deve forgiare nella difficoltà. Cada punto che noi abbiamo guadagnato con la SPAL è stato sudato per la squadra, sudato senza mollare fino alla fine. Questo sta forgiando la nostra identità, è una situazione di difficoltà, perché oggi penso che meritiamo di vincere, ma non si vince, va bene. E così è stata una quanta partita, ma l'importante è il calcio che teniamo, questo di andare avanti, continuare a crescere. La squadra sai che se facciamo un errore prendiamo un gol, è per tutti noi, no? E quando è lo stesso valore che quando sbagliamo un gol. Davide Sattini, Sense.com, quindi contro l'Ascoli vedremo ancora Demba in porta? Buono, ma io non ti puoi dire la formazione di Ascoli, primo perché ancora non la sé, no? A 4 giorni. Demba è un calciatore che sente molto la SPAL, fa un gran lavoro come tutti l'altro, che lui lavora forte per stare a disposizione, per crescere e per migliorare. Dopo lo che lui deve fare questa settimana è lavorare, no? E quando deve scegliere una formazione per Ascoli la scelgo, no? A proposito di Ascoli, con che spirito e come lavorerete in settimana, in questi 2-3 giorni che vi separano dalla gara? Io non cambio niente quando per il risultato. Per me un pareggio, una vittoria, una sconfitta non mi fa cambiare niente durante la settimana. L'ho detto desde il dia di Pisa. Io sono orgoglioso di questa squadra, di quello che fanno nel campo. Io sono orgoglioso di questa società e sono orgoglioso di tutti il che lavora questa società, e sono orgoglioso soprattutto anche di tutti i tifosi che ha capito bene che stiamo crescendo, ma vedono che noi posiamo il cuore, posiamo tutti a chi ha a disposizione di fare una partita bella, no? E penso che la squadra sta prendendo questa identità, che per me è un'identità bella, perché questo gruppo di calciatori che danno tutto, non mollano mai, giocano con passione, giocano con aggressività, giocano avanti, sudano la maglia e sudano cada minuto del campo per vincere per la SPAL, questo per un allenatore è un orgoglio. Buonasera mister Boccucci del Corriere dello Sport. Le chiedo due cose. La prima, sul giro palla ci siamo, si vede. Se si inventa qualcosa per gli ultimi 20 metri, perché l'impressione è di un imbuto, l'impressione è che quando si tratta di concretizzare un po', mi pare la squadra abbia carenze da un punto di vista di vedere la porta, di rendersi veramente pericolosa. Non so la sua opinione. Sì, penso che oggi abbiamo creato 15 tiri in porta, 5 sono molto molto pericolosi in situazioni che noi abbiamo segnato. Ma questo è normale, no? È importante creare il volume del gioco offensivi che noi creiamo, perché è molto difficile in calcio fare un gol. Noi abbiamo fatto 13 anche a casa in 4-5 partite. Non è facile fare questo, ma è certo che si deve fare in ultimo metri, si deve fare tutto molto precisi, con molta velocità, perché lo spazio è poco. E Como per me è una difesa che lavora molto bene per chiudere tanti lo spazio. Pertanto noi dobbiamo continuare la nostra strada, che è a creare questo volume di gioco offensivi e migliorare la concretezza. Noi solo dobbiamo continuare a tenere fiducia nella concretezza e nel tiri e nel gioco offensivi, perché io un altro calcio non lo so fare, il calcio è tutto indietro e pallonata al 9, io non lo faccio.
Diciamo che dei 13 gol adesso c'è la scorpacciata col Pordenone, che sono buoni anche quelli, però siamo 5 una volta sola. Qualcuno diceva che era meglio farne uno per volta e vincerci le partite, ma al di là della battuta sui tanti gol, l'ultima cosa che le chiedo invece è la classifica. Se un po' la spaventa, nel senso che la SPAL vederla lì, 10 punti sono pochi, non è più facile guardarsi dietro che guardare avanti. Se la prima domanda del Pordenone mi chiede che è meglio vincere 1-0 che 5-0 a Pordenone, io preferisco di vincere 5-0, non mi guardo gol mai. No, ho detto uno per partita e mi piace 5 partite, non volevo dire che è meglio 1-0 di 5-0. Sì, noi abbiamo segnato in tutte le partite di casa, non solo Pordenone. Noi abbiamo segnato 2 al Parma, 3 al Vicenza, 1 a Como, abbiamo segnato in tutte le partite. E dopo vedere la SPAL di là, io penso che la società ha comunicato molto bene il progetto, ha comunicato molto bene la difficoltà che ha avuto durante l'estate, ha comunicato molto bene con il cambio di proprietà, ha comunicato molto bene che questa è una stagione di costruzione, con una squadra molto giovane, una squadra che si è fatto l'1 di settembre e che noi portiamo lavorando insieme desde l'1 di settembre, non so oggi che è 23, no? Oggi facciamo questo calcio e portiamo lavorando un mese e mezzo. Dopo la nostra capacità per costruire una squadra è con calciatori giovani, che è il momento dove noi stiamo, perché non so, perché io non stavo qui prima, no? Ma questo era chiaro. La società l'ha comunicato molto bene, tutti i tifosi lo sanno e sanno che dobbiamo costruire una squadra giovani e il futuro. Portiamo 10 punti, penso che meritaríamos di portare 13 o 14 per lo fatto nel campo, ma non conta niente, perché se lo che conta è il risultato, portiamo 10 punti. Podría essere peggio e podría essere meglio. Alla fine una squadra che lo che deve mettersi nella testa è fare la prestazione che fa, e fare il calcio che fa, perché il calcio che fanno i calciatori, no? Dopo è importante ricordare che noi siamo una squadra che penso che non lo fa nessuno, che noi avanti oggi abbiamo giocato da attaccante, con Colombo che ha 19 anni, con Secchi ha 19 anni e con Latelà che è 99, no? Abbiamo giocato con Tripaldelli, 98, Esposito, che questo è la Serie B, questo è lo che deve essere la Serie B e noi lo facciamo e portiamo 10 punti. Per me è un orgoglio. Adesso portiamo 10 punti, vediamo a lottare giovedì. Tutti siamo molto contenti, molto chiari con la strada che andiamo. Ibrida, plug-in hybrid o 100% elettrica. La gamma Niro è così incredibile che meritava un esperto all'altezza. Prego, ci dica. Bella questa Niro ibrida! Vuole aggiungere altro? Se vuoi lo ripeto! Corri a scoprire tutte le soluzioni della gamma elettrificata Kia o, come direbbe il nostro esperto, vola in concessionaria o su kia.com. Kia. Movement that inspires. Reali Auto, concessionaria per Ferrara, in via Maiocchi Plattis 10, telefono 0532 60372. Amici o parenti in arrivo? Consiglia loro Casa Sibilla. Casa Sibilla è un appartamento accogliente e luminoso nel cuore del centro storico di Ferrara, in una zona comoda, verde e tranquilla, con posto auto riservato. È dotato di wifi, tv con Netflix, aria condizionata, lavatrice, ferro da stiro, lenzuola, asciugamani, macchina da caffè e tutto l'occorrente per cucinare. Casa Sibilla, il grande comfort e la massima indipendenza nel cuore del centro storico di Ferrara. Casa Sibilla è su Booking e Facebook. Info su casasibillaferrara@gmail.com. Che meraviglia! C'è proprio tutto per la tinteggiatura, tutto per enologia e giardinaggio, tutto di elettricità, idraulica, edilizia e tutto per piccoli e grandi lavori domestici. Di tutto, di più! Alla Ferramenta Buini trovi l'assistenza e giusti consigli per un risultato perfetto. E aggiungi preventivi gratuiti per tapparelle e zanzariere, oltre che chiavi e serrature e legna di ottima qualità. C'è di tutto e di più alla Ferramenta Buini. Siamo aperti a Ferrara in via Porta Catena 45 con ampio parcheggio interno o sul sito ferramentabuini.it per acquisti online. Info 0532 52 142. Cena o pranzo in famiglia o con gli amici? Allora si va alle Querce. Perché le Querce accontentano tutti, con gli squisiti piatti di carne o pesce, o con le pizze tradizionali, o la fantastica pizza al metro con tanti gusti a piacere. Alle Querce è tutto fatto in casa e curato con la massima attenzione, per offrirti il meglio nel massimo comfort. Si va alle Querce e siamo tutti contenti. A Ferrara, in via Gramicia 41, di fronte al campo da golf. Per prenotare 0532 750 053. Tranne il martedì. Vuoi parlare della tua azienda su social e web e perderti tra milioni di messaggi massificati? O puoi distinguerti raccontandola in esclusiva alla radio? Contattaci allo 0532 188 1858 per sapere come.
Ciao, buonasera, ti chiedo semplicemente la tua analisi della partita, come vi siete trovati nel reparto, come hai visto la squadra e se anche per te il pareggio è il risultato giusto che ha detto il campo. Allora, prima di tutto voglio iniziare dicendo che mi prendo tutte le responsabilità di questo momento. Ti dico questa cosa perché i ragazzi stanno lavorando bene, veramente stanno dando l'anima ogni giorno e quindi prendo responsabilità di tutto quello che sta succedendo, ma cercate di non mettere troppa pressione a questi ragazzi perché veramente stanno dando il massimo. Poi la mia analisi, penso che comunque prendere gol dopo un minuto e mezzo non è facile reagire, ma anche questa volta abbiamo reagito dalla squadra, ci siamo messi là, abbiamo sofferto e siamo stati anche un po' fortunati in qualche episodio, qualche palo, ma insomma comunque il secondo tempo abbiamo reagito, abbiamo creato tanto, abbiamo fatto tanti tiri e comunque non è scontato, quindi dobbiamo andare avanti e cercare di migliorare su degli aspetti che sicuramente domani analizzeremo. Mi viene automatico chiederti, visto che il periodo sì, non si vince da un mese, però la Spal ha ottenuto risultati positivi, vi manca tanto la vittoria? Quello non lo so, però sicuramente non ci manca tanto perché comunque stiamo lavorando veramente bene, siamo tutti a disposizione del mister, stiamo veramente facendo un lavoro importante anche in futuro. Sicuramente ci manca quel pizzico, non dico di fortuna, ma sai, quando le cose girano bene poi magari diventa tutto più facile, quindi siamo vicini, non dobbiamo mollare perché veramente siamo stati vivi fino alla fine, quindi questa è una delle cose più importanti. Ciao team, prego. Fisicamente come stai, visto che hai avuto qualche problemuccio nelle scorse settimane, insomma, fisicamente come ti senti? No, bene, come tutta la squadra, quindi senza problemi. Biscuola, prego. Ciao, Biscuola, lo Spallino. Solo una precisazione. Clotet prima ha detto che in realtà il percorso della Spal è in linea con le aspettative. Quindi la responsabilità di cui tu parlavi prima, cosa sarebbe riferita? No, in generale penso che è giusto mi prendo le responsabilità pure per far stare i ragazzi tranquilli perché si aspettano molto. Sappiamo che comunque il nostro obiettivo quest'anno è salvarsi il prima possibile, quindi lo faccio solamente perché è giusto che sia così e anche per non caricare troppo i ragazzi di responsabilità perché è giusto che siano sereni. Bolognesi, prego. Bolognesi Telestense, hai parlato di squadra giovane, di squadra che sta lavorando bene, cosa manca a questa squadra per fare il salto di qualità in trasferta? Ma ripeto, non manca tanto, mancano dei piccoli dettagli che stiamo lavorando durante la settimana e veramente arriviamo tanto alla conclusione, creiamo tantissimo e magari rispetto a quello che creiamo facciamo pochi gol, quindi magari dobbiamo finalizzare un po' meglio l'azione e sicuramente anche cercare di prendere meno gol perché ovviamente delle volte abbiamo preso anche dei gol stupidi, banali, ma anche un po' sfortunati, ma dobbiamo cercare di migliorare anche quello. Dopo i punti di vista di mister Clotet e Francesco Vicari in sede di conferenza stampa, sentiamo adesso come sempre il minuto Spallino di Alessandro Landin, il direttore dello spallino.com. Minuto Spallino, la partita vista da Alessandro Orlandin. Un saluto alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Dolce Vita, io sono Alessandro Landin e questo è il Minuto Spallino. Il pareggio interno con il Como ovviamente non può rendere soddisfatti i tifosi biancazzurri, un po' per come è arrivato con quell'erroraccio in avvio che conferma le perplessità sulla affidabilità di Demba Thiam nel ruolo di portiere titolare e un po' perché la squadra è ancora a secco di vittorie dopo più di un mese. Clotet, con un atteggiamento a metà tra il fervore religioso e lo spirito rivoluzionario, dice che è più importante il percorso della destinazione. Bisogna sforzarsi di credergli perché la classifica in questo momento inizia ad avere tratti lievemente preoccupanti. Con 10 punti in proiezione non si va granché lontano, però per l'allenatore catalano è più importante sviluppare un certo tipo di identità e di dimostrare che il calcio offensivo che lui ha in mente si può praticare. Il giudizio in questo momento per forza rimane sospeso, perché se da un lato i detrattori di Clotet dicono che l'allenatore sta scherzando col fuoco, dall'altro bisogna convincersi del fatto che probabilmente il percorso che ha impostato darà i frutti più avanti, magari all'inizio del giorno di ritorno. Almeno, si spera. Vuoi imparare l'inglese? Da My English School troverai il corso d'inglese che fa per te e i risultati dureranno nel tempo. My English School in via Porta Romana 59 a Ferrara ti ha offerto Minuto Spallino, la partita vista da Alessandro Orlandin. Come sempre, come ultimo intervento fuori studio, diamo voce agli amici degli Spal Club. Oggi è il turno del Gaio Spal Club e sentiamo il punto di vista di Maria Grazia Mondini. Ciao, sono Maria Grazia, socia del Gaio Spal Club.
Il Gaio è un club sorto nel 2017 con lo spirito di continuare a portare allo stadio un tifosissimo che purtroppo non è riuscito a vederla ritornare in Serie A. Ho conosciuto la presidente e i soci, genuini e appassionati tifosi, e 2 anni fa sono diventata socia anche io. Ma la SPAL la seguo da 30 anni, dagli anni in cui con GB Fabbri alla guida e Zamuner in campo, tanti ferraresi erano ritornati ad appassionarsi dopo i bui anni 80, sempre al Massa e sempre in trasferta per seguire questo sogno bianco-azzurro. E questa sera di nuovo qui, con il Como, una squadra che non incrociamo da diversi anni ma che in passato ci ha fatto soffrire e tanto. L'atmosfera è bellissima, curva carica con una splendida bandiera che la copre tutta e si parte. Ma la magia si spezza subito e il Como è in vantaggio. Certo, subire un gol dopo un minuto non aiuta, mette pressione, crea confusione e così si sbagliano passaggi semplici, controlli di palla quasi banali, ma i ragazzi ci provano e a tratti sembra che riescano a trovare il bandolo della matassa, poi si perdono. E gli avversari che non disdegnano di buttare la palla fuori dallo stadio, né di beccarsi un'ammonizione per fermare un pericolo, sono su tutte le palle con cattiveria e determinazione. Eppure provocano, proseguendo a giocare su palese fuorigioco e perdono tempo. Il portiere impiega sempre molto più del necessario per rinviare e anche sui corner vanno con calma. E tutto questo esaspera, toglie lucidità. Qualche sprazzo con le punizioni di Viani e quel gol segnato e poi annullato per fuorigioco con suspense del VAR. Vuoi che una volta sia a nostro favore? Ma che? I ragazzi si impegnano, ma sono lenti. Sembra non abbiano uno schema, un'idea del gioco. C'è bisogno dell'intervallo per riprendere le fila. Ed ecco, inizia il secondo tempo. Niente cambi. Si attacca sotto la Oves che continua a cantare. Pressiamo e corriamo, ma sbagliamo troppo. Comincio a pensare sia una di quelle sere in cui non c'è verso. Una sola grande parata di Gori e quando i lariani ripartono sembrano inarrestabili. Per fortuna ci sono 2 legni a fermarli. Vuoi vedere che gira? Ci credo sempre e comunque. E finalmente, dopo tanto macinare, arriva il pareggio. È un autogol, ma va bene lo stesso. E nei successivi 10 minuti siamo sempre lì e ci crede la squadra e ci crede la curva che continua a cantare. E invece finisce così. Un punto meglio di nulla, ma non serve a molto. Il campo dice che c'è tanto da lavorare, ma i ragazzi non hanno mollato mai e questo è un buon segno. Domani si ricomincia e bisogna già pensare al turno infrasettimanale. Guardare avanti con umiltà e impegno e sempre, sempre, forza SPAL! Dopo il punto di vista di Maria Grazia Mondini e del Gaio SPAL Club, Valentina, torniamo un po' a analizzare questa SPAL. Una SPAL che, come dicevamo anche in apertura di programma, gioca insieme da solo 2 mesi, se vogliamo, ma abbiamo visto che sta crescendo continuamente. Sta crescendo continuamente e, cosa molto positiva, abbiamo visto che quando Mr. Clotet fa delle sostituzioni, comunque l'atteggiamento della squadra rimane lo stesso e la squadra sta dimostrando che la rosa è tutta all'altezza della prima squadra. Sì, questo gruppo è un gruppo compatto, un gruppo giovane, ha quelle fragilità dei giovani, insomma è inutile che ce lo nascondiamo, però è un gruppo di carattere perché generalmente, adesso abbiamo visto nelle ultime 2 partite, viene su con un piglio nel secondo tempo che cambia completamente tutto l'atteggiamento della squadra. E secondo me hanno tanto margine di crescita questi ragazzi, è soltanto pochi mesi che giocano assieme, gli altri giocano già a memoria, anche ieri si vedeva che il Como, se tenevano gli occhi bendati, si trovavano comunque, cosa che noi impariamo adesso pian pianino, impareremo a fare. E poi ecco, noi siamo una squadra che attacca e quindi siamo vulnerabili nei contropiede, però siamo stati anche molto bravi perché abbiamo fermato una signora squadra, come diceva Franco, una signora squadra come il Como. Io ho tanto di cappello a quella squadra lì. Siamo stati bravi e siamo stati anche fortunati.
Insomma, il calcio è anche questo, insomma. E come dico, io sono uscita fuori abbastanza soddisfatta. Vorrei qualche cosina di più dal centrocampo, perché secondo me a volte pecca nel filtraggio, non dà palloni belli puliti là davanti, e quindi anche la mancanza di gol e anche questo ultimo passaggio che devono fare. Però, come ho detto, c'è una grossa possibilità di crescita, quindi aspettiamo un attimino, è solo la nona partita, quindi davanti abbiamo ancora un mondo. A questo punto, Franco, un'occhiata come sempre alla classifica. Parliamo della SPAL, in questo momento è nelle ultime posizioni purtroppo, nonostante il pareggio, perché abbiamo agganciato il Parma, però abbiamo agganciato il Parma che continua a perdere incredibilmente, ormai diciamo questo Parma comincia a essere preoccupante la sua posizione, così che perché con i soldi che hanno speso e con la squadra che hanno. Comunque abbiamo al quart'ultimo, quint'ultimo, sest'ultimo, insomma siamo tutti a pari, nel giro di un punto ci sono Cosenza, SPAL, Parma, Como, poi a 3 punti in meno Crotone, Alessandria, quindi siamo tutti lì, è una bagaglia. Diciamo, quindi, mentre in alta classifica sta cominciando a perdere colpi il Pisa ieri è stato costretto al pareggio dal Pordenone, che ha pareggiato al 99esimo, non so perché l'arbitro abbia dato 10 minuti di recupero, però ha pareggiato al 99esimo, quindi il Pisa ha perso la domenica prima Crotone, pareggio in casa col Pordenone con 2 squadre di bassa classifica, mi fa un solo punto, però ha ancora 3 punti di vantaggio, perché aveva un vantaggio enorme, aveva vinto 6 partite di fila, e adesso ha il Brescia a 3 punti, un Brescia che è stato fortunato perché ha vinto dalla Cremonese nel derby, però 2 minuti prima del gol del Brescia la Cremonese ha sbagliato il rigore sulla ribattuta segnata in Brescia, quindi sono quelle sconfitte abbastanza brucianti, ma la Cremonese ha 1 punto solo dal Brescia, poi c'è il Lecce costretto però al pareggio in casa, il Benevento che ha battuto il Cosenza, stanno tornando su le squadre diciamo che erano favorite, l'unica che manca è proprio questo Parma che non riesce a decollare, è un po' anche il Monza, anche se all'ultimo minuto con il gol dell'ex D'Alessandro ha battuto il Cittadella con un gol in contropiede, se non so se qualcuno ha visto la partita, è stato un gol veramente strano perché D'Alessandro è partito dalla sua metà campo e è andato in porta, nessuno l'ha fermato al 92esimo. E poi parliamo dell'Ascoli, il nostro prossimo avversario, sconfitto a Frosinone 2-1 nell'ultimo incontro, però in classifica a 4 punti più di noi, soprattutto in casa è una squadra che si fa valere e in attacco ha dei giocatori molto forti come Dionisi, il nostro antico avversario del Frosinone, ed è tornato in squadra proprio 2 giornate fa il signor Sabiri, che è quello famoso che ci ha fatto quel gol su punizione l'anno scorso, che ancora ci ricordiamo da metà campo quasi, con quel tiro a spiovere. Aveva un dissidio con la società, che non si erano accordati con l'ingaggio, si sono messi a posto proprio 2 giornate fa, e quindi l'avremo proprio di nuovo alla prima partita in casa, che fa, speriamo bene. Sappiamo tutti che l'Ascoli in casa ha un bellissimo pubblico tipo Spale, ha un pubblico che spinge molto, la loro curva assomiglia a quella spallina, siamo su quei termini, il pubblico marchigiano è molto caloroso, lo sappiamo tutti, e quindi sarà una partita difficile, però secondo me la Spal se la può giocare benissimo anche ad Ascoli. Valentina, come sempre il centro di coordinamento sarà a seguire la Spal e a sostenerla anche in questa trasferta di Ascoli. Sì, siamo ripartiti a fare le nostre trasferte con i Pullman, essendo di giovedì giorno lavorativo siamo riusciti comunque a fare un pulmino da 9 e saremo presenti anche sul campo dell'Ascoli. È una soddisfazione e anche un grande piacere poter sempre seguire e dare il nostro contributo alla SPAL. E poi stiamo già allestendo e quasi finendo un pullman per Cremona, e quindi invitiamo tutti i tifosi a prenotarsi e venire nella nostra sede che è in corso Isonzo 42 o telefonare al 349 76 51 892. Bene, chi volesse quindi seguire in piena sicurezza e tranquillità la trasferta a Cremona, dove sicuramente la SPAL giocherà una partita molto impegnativa, perché questa Cremonese si sta rivelando una squadra molto importante in questo campionato, deve semplicemente rivolgersi al coordinamento degli SPAL Club. Chiudiamo qui il nostro programma di oggi, ringrazio Valentina Ferozzi, presidente del coordinamento degli SPAL Club, e naturalmente Franco Pivati per essere stati come sempre con noi, ringrazio gli amici del Gaio SPAL Club, in particolare Maria Grazia Mondini per averci raccontato il suo punto di vista sulla partita, ringrazio come sempre Alessandro Orlandin per il suo minuto spallino e tutti voi per averci seguito fino a qui. L'appuntamento è dopo Ascoli SPAL, sempre sulle frequenze di Radio Dolce Vita con tutto lo stadio. Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi ha offerto l'ascolto di...
solo stadio. Analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro.